eccoci qui di nuovo con gli assaggi. Il video passato è arrivato a 15 like, quindi è arrivato il momento di farvi vedere la mia reazione agli assaggi di questi quattro snack, che sono i fratelli di quelli del video passato. Andiamo a vederli più in dettaglio con l'assaggio. Ok, primo assaggio. Abbiamo questo packaging qui. Faccio vedere, c'è sempre Doraemon come al solito. Io ovviamente non conoscendo il giapponese o cinese o quello che è, non ho la più pallida idea di che cosa andrò a mangiare, quindi adesso apriamo e assaggiamo. Ecco, come l'altra volta ovviamente abbiamo il nostro cilindro col buco al centro. Vi dico subito che questo ha un odore molto strano e devo ammettere che non mi piace. Non riesco nemmeno a capire che cosa mi ricorda. Quindi adesso assaggiamo e spero che sia il peggiore in modo tale da andare verso i migliori con i prossimi tre. Anche il sapore non riuscirei nemmeno a descrivervelo. Non è molto buono, devo ammettere, non mi piace. Non so nemmeno di cosa dovrebbe sapere, quindi a me non piace, quindi adesso andiamo avanti con il prossimo assaggio. Snack numero 2 per questo video, abbiamo questo qui. Adesso, per chi ha una vaga idea di cosa ci sia scritto, magari me lo lascia scritto in un commento. C'è una scimmia e c'è Doraemon su una bici al circo, vestito da pagliaccio, che probabilmente sta cadendo. Adesso andiamo ad aprire e assaggiamo. Ok, solito cilindro col buco al centro, questo qui ha un odore di pesce e come ho già detto nel video precedente, a me il pesce non piace, quindi assaggiamo e speriamo bene. In effetti il sapore è quello del pesce, penso sia tipo il sapore della frittura mista più o meno, o tipo calamari, quelli fritti più. Adesso non me ne intendo, non piace il nome, non lo mangio spesso, quindi questo è quello che mi ricorda. E questo lo lascio da parte, speriamo di trovarne uno buono dopo, in modo tale da coprire il sapore. Terzo assaggio, abbiamo questo packaging, anche qui commentate se sapete che cosa sto mangiando, c'è Doraemon su un monopattino e insieme a lui sempre su un altro monopattino c'è questo robottino. Se devo dire, i packaging di questi cosi qui sono molto carini. Adesso apriamo e assaggiamo. Ok, sempre il solito cilindro. E questo qui devo ammettere non ha un odore particolarmente forte, quindi non riesco neanche a decifrarlo, quindi andiamo subito all'assaggio. Questo è particolarmente oleoso, devo dire, sembra proprio al gusto di olio, non è molto bu buono, è particolarmente pesante probabilmente mangiarlo tutto così. Speriamo che il quarto e ultimo della serie sia meglio, quindi procediamo. Ultimo snack per questa miniserie, ho lasciato per ultimo questo, che come potete già notare ha la bandiera italiana, e qui c'è Doraemon con la pizza, e questa cosa mi spaventa un po' perché chissà se saprà veramente di qualcosa che ricorda un pochino la pizza o se è solo così, tanto per, visto che in ogni caso in genere il packaging non riconduce al sapore. Adesso non ci resta che aprire e assaggiare. Eccoci qui, ultimo cilindro con il buco al centro. E
Devo ammettere che non ha un profumo molto forte, ricorda molto vagamente quello del pomodoro, però no, non molto. In genere gli snack alla pizza lo ricordano molto di più il profumo del pomodoro. Quindi assaggiamo e vediamo di cosa sa effettivamente. Devo ammettere che mi ha sorpreso, perché è molto, molto buono in realtà. Sa particolarmente di pomodoro, in effetti, e si sentono anche un po', magari l'origano così, e nonostante, faccio vedere, si vede qualche pezzettino, ma sono veramente pochissimi quelli di origano. E buono. Io adesso finisco di mangiare quello che rimane. Vi ricordo che in descrizione trovate link ai miei social, in particolare vi ricordo appunto Facebook, Instagram e anche Twitter, che sono quelli che uso un po' di più rispetto agli altri. Mettete un like e commentate il video se sapete esattamente che cosa ho mangiato, così lo facciamo sapere anche agli altri e lo fate sapere anche a me. E condividetelo se avete qualche amico che magari può darci alcune delucidazioni su quello che ho messo nel mio stomaco. Detto questo, io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!